Buonasera a tutte, buonasera a tutti. Anche stasera ce l'abbiamo fatta. C'è sempre il lato oscuro della forza avverso, ma ci siamo. Allora. Mi sentite male? Ok. Vediamo che diavolo c'è aperto. No, non c'è aperto nulla. Allora, chiudiamo questo e chiudiamo anche il buon caro vecchio Google Chrome, che evidentemente è una chiavica. Ok. Tac. Ok, adesso mi dovreste sentire un po' meglio. Va meglio? No, Roberto, adesso vedremo un po' di cosette. Un attimo, abbiamo appena iniziato, aspetta. La cam non l'accendo semplicemente perché non vorrei sconvolgervi con la mia pettinatura che tengo in casa. Ok, dicevo, mi sentite un po' meglio? Ok, va bene, perfetto. Ho chiuso tutto, per cui... Ok, Claudio non sente. Claudio, prova a cambiare browser. Scegli Firefox se vuoi. Poi esci e rientra. Ok, ciao Salvatore. Allora, e purtroppo diciamo sul flusso della linea chiaramente non dipende più dalla mia connessione, perché come sapete dopo aver dovuto rimandare e essere passato a Vodafone ho avuto insomma decisamente problemi minori rispetto al passato, e la stessa piattaforma me lo dimostra. Però purtroppo in questi giorni abbiamo notato che la piattaforma che stiamo utilizzando rallenta un pochettino, per cui probabilmente ecco, è lei che è sottoposta diciamo ad uno stress diverso. Comunque cerchiamo insomma di seguire al meglio, e poi eventualmente per qualche integrazione comunque ci sarà il video. Allora, innanzitutto do il benvenuto a quelli che conosco, a quelli che non conosco, a tutti quelli che sono alla prima esperienza con il loro webinar. Un webinar, quello di questa sera, che abbiamo dovuto rimandare un paio di volte, è stato sfigatissimo fino ad ora. Ciao Luca, ciao a tutti. Dicevo, è stato sfigatissimo fino ad ora, visto che comunque è capitato sempre qualcosa che ci ha costretto a rimandarlo, ma finalmente questa sera ci siamo. E come promesso ho preparato per voi un bel po' di contenuti da condividere. Aspettate che rispondo anche ad Andrei. Prova a cambiare browser, uscire e rientrare di nuovo. Ok, come dicevo ho preparato un po' di contenuti da vedere insieme, e inizieremo vedendo un attimino comunque la parte teorica, che durerà il meno possibile, cioè giusto diciamo per fissare le basi della colorazione digitale e cercare di capirci sul tema. E come vi dicevo ho preparato per voi una vastissima serie di link che attraversa un po' tutti quelli che sono i materiali e le indicazioni, o meglio le scene incluse all'interno di un percorso dedicato alla colorazione digitale. A cosa mi riferisco? Mi riferisco al link su alcuni autori in particolare, tutorial, speed draw, tutto quello che in generale diciamo ci può interessare non solo per colorare a livello digitale, ma anche per imparare a colorare, e soprattutto, visto che capiremo essere una fase molto importante, anche perché no a disegnare se possibile. Con questo non voglio dire che all'interno di un percorso dedicato alla colorazione digitale si debba per forza essere disegnatori o fumettisti, assolutamente. Però scopriremo che riuscire ad avvicinarsi alla tecnica di disegno ci dota di una serie di strumenti cognitivi necessari per poi lavorare dentro Photoshop e Illustrator e portare avanti, per esempio, appunto, un progetto di colorazione digitale. Dove metterò questi link per rispondere a Simone? I link li metterò, li troverete domani mattina all'interno del sito. Stasera insomma, vi mostrerò un attimino la spadellata di link, qualcuno lo vedremo insieme e poi semplicemente lo troverete direttamente online. Volevo pubblicarlo già stasera in realtà l'articolo, però ho pensato che poi vi avrei perso strada facendo, per cui, perché ho messo veramente tanta roba interessante. Vedremo fra l'altro insieme anche come colorare in digitale con semplicità grazie all'uso di Photoshop. Che cosa voglio dire? Normalmente quando si parla di colorazione digitale, per qualcuno magari sembra che si stia parlando di chissà quale impiego di software o chissà quale tecniche avanzate. In realtà all'interno di Photoshop scopriremo che basta dotarsi, per esempio,
di strumenti che utilizzavamo tutti i giorni in altre finalità per far diventare il nostro caro Photoshop un compagno ideale appunto per colorare in digitale. E vedremo insieme poi alcune tecniche, alcuni trucchetti tra virgolette del mestiere, nonché alcune risorse sia free che premium che io consiglierò insomma per all'interno di questo webinar per espandere un po' il potenziale creativo del nostro software, della nostra macchina. E poi ovviamente, insomma, avremo modo di confrontarci in merito. No, come? Solo un solo browser, Alessandra. ma non mi senti proprio? Mi sa che però, giustamente se non sente. Alessandra. Eventualmente. Chiudi tutti gli altri programmi, esci e poi rientra. Ok. Allora, lavoreremo principalmente in diciamo dal vivo, quindi utilizzando lo screen sharing, in modo tale da farvi vedere anche all'interno di Photoshop e Illustrator un po' di roba. Ma cominceremo, come vi dicevo, proprio da un PDF. Abbiamo tardato 5 minuti all'inizio della lezione perché ho cercato di caricarlo nella piattaforma, ma c'è qualcosa nel PDF che alla piattaforma non piace. Sì, ma è un problema su Mac, lo dico insomma per tutti quelli che magari hanno provato a utilizzare Chrome, anche per quelli che poi frequenteranno gli altri webinar collegati a quest'ultimo. Che Chrome ha un problemino col Java su Mac, c'è proprio un avviso che dà la piattaforma, per cui purtroppo c'è qualche difficoltà. Fra l'altro, prima di cominciare, volevo ricordarvi che nell'ambito della tematica che affrontiamo questa sera sono previsti anche altri due webinar diversi che sono del tutto complementari a quest'ultimo. Mi riferisco al webinar sulla digital art e sul matte painting che trovate su artlandis.eventbrite.it. Quindi vi basta andare all'interno, insomma, del canale dei webinar e lì trovate gli altri due webinar che in effetti insieme a questo compongono un po', dipingono lo scenario dedicato alla tematica. Per cui se ne avete voglia seguite anche quelli perché secondo me ecco, rappresentano un percorso ideale suddiviso in 3 puntate. Ah, ok, ciao Claudio. Allora, attiviamo subito lo screen sharing, così iniziamo a vedere. Eccoci qui. Iniziamo a vedere qualcosina. Un attimo solo che carica lo screen sharing. Screen sharing has started. Eccoci qui. Ciao Albe. Ok, un attimo solo che. Ciao Massimo, mi sembra di parlare con me stesso. Ok, a questo punto dovreste visualizzare all'interno del vostro schermo il PDF. Un attimo che espando la finestra. Ciao Andrei. Ok, perfetto. Riuscite a vederlo correttamente? Un attimo solo che si aggiorna la finestra. Ok. Perfetto. Un attimo, se si decide di aggiornarsi la finestrella, sarei contento. Decidesse di farlo, forza. Oh, eccola qua. Allora, iniziamo a parlare di colorazione digitale. Innanzitutto, che cosa si intende con il termine colorazione digitale? Termine che in effetti spinge alle volte in confusione quando ovviamente non si conosce ancora la materia e che ci porta a immaginare tutto il contrario di tutto. Colorazione digitale non significa innanzitutto fumetto e non significa per esempio arte digitale, né l'uno né l'altro, bensì entrambi. E
Mi spiego meglio. Quando si parla di colorazione digitale, in generale ci si riferisce a tutta quella serie di operazioni che possono essere sviluppate all'interno di Photoshop e Illustrator, come anche all'interno di altri numerosi software che ci vengono forniti magari con altri strumenti, poi vedremo come le tavolette grafiche, piuttosto che prodotte da altre aziende, come ad esempio quel software di Autodesk che si chiama Sketch, oddio, non mi viene in mente adesso il nome, poi lo vedremo, comunque lo condividerò nei link, e insomma tutti quei programmi che, o per esempio ecco Corel Painter, un altro nome famoso, tutti quei programmi che in sostanza ci permettono di letteralmente colorare la scena. Ma quando si parla di colorazioni, in effetti, non ci si riferisce solo all'utilizzo dei colori e dei pennelli per magari trasformare uno schizzo fatto a matita in un qualcosa di diverso. Per colorazione digitale si intende realmente tutte quelle fasi che ci permettono di allestire uno scenario che alle volte arriva a toccare delle vette di potenza visiva abbastanza notevoli, e sono poi tutti quei lavori che troviamo all'interno di vari canali. Perché ho detto che tocca sia il fumetto che sia il fumetto sia la digital art? Perché in effetti, al di là della definizione, che non ci deve ingabbiare in qualche modo nella sua destinazione d'uso, tante volte quello che noi associamo a digital art in effetti sarebbe più vicino alla tecnica della colorazione in digitale. Questo perché magari l'autore, in effetti, pur partendo da una fotografia, alla fine poi l'ha utilizzata come base per sviluppare un suo elaborato originale, colorato letteralmente in tutte le sue parti o ricostruito in tutte le sue parti, per esempio con Photoshop. Anche in quel caso possiamo parlare di colorazione digitale. Vale però lo stesso ragionamento che abbiamo fatto tante volte quando parlavamo di social media marketing, e cioè le etichette alle volte sono perfettamente inutili. L'importante è semplicemente riuscire ad associare, a capire magari con quale tecnica è stato sviluppato un lavoro. Poi, che lo si chiami digital art, che lo si chiami matte painting, che lo si chiami colorazione digitale, è abbastanza relativo, nel senso che comunque può essere, diciamo, ecco, etichettato in un modo o nell'altro. Ok, Claudio. Quali strumenti mi servono per lavorare all'interno del mondo della colorazione digitale? Allora, sicuramente ci sono necessari alcuni strumenti, sia dal punto di vista, come posso dire, lato software, stasera le parole non mi escono, abbiate pazienza, dicevo, sia dal punto di vista tecnico, cioè mi riferisco ad esempio ai software, mi riferisco agli extra, ai plugin, a tutto quell'insieme di risorse che di solito potenziano i nostri programmi. Stasera parleremo di pennelli, parleremo di texture, parleremo di anche, diciamo, di alcuni script, azioni specifiche, tutta una serie, insomma, di plugin, mi ripeto, e filtri che di solito andiamo ad installare all'interno di Photoshop. E poi ovviamente sono molto utili tutta una serie di strumenti esterni al computer che anticipano le fasi poi della colorazione digitale o che in qualche maniera ci facilitano il compito. Nomineremo tra gli altri anche la famosa, non so se sia maschile o femminile, Inkling della Wacom, uno degli ultimi prodotti che la nota casa di produzione di tavolette ha lanciato nel mercato un annetto fa. E avremo anche qualche cosina da dire, già che so che è un prodotto che in tanti in qualche maniera desiderano, ma ci sono un paio di cose importanti da sapere perché per non cadere, diciamo, in falsa tentazione, per così dire. Ho nominato le tavolette grafiche, altro importante strumento. Per chiarire subito, dal mio punto di vista, una tavoletta grafica di certo facilita la vita del coloratore digitale, cioè di chi si avvicina alla materia, ma non è strettamente indispensabile, già che in effetti... loading screen sharing, ok, Alina esci e rientra, dovrebbe risolversi. Ok, dicevo, non è strettamente indispensabile dotarsi di una tavoletta grafica, nel senso che molti miei colleghi nel tempo, magari diciamo dopo avergli suggerito di acquistare la tavoletta, mi hanno rivelato di non trovarsi affatto a loro agio con questo strumento e continuano tutt'oggi ad utilizzare il mouse. Non è una limitazione, per carità, si tratta semplicemente di abitudine. Solo che nel momento in cui parliamo di colorazione digitale,
scopriremo che ci tornano molto molto utili determinati pennelli in determinate situazioni, che poi vi mostrerò perché aprirò Photoshop e vi mostrerò dal punto di vista pratico di cosa sto parlando. In quel contesto, avere una tavoletta grafica, anche quella piccola, la Bamboo Fan per capirci, poi vi linkerò così vedrete anche di cosa parliamo, torna molto utile perché? Perché ci aiuta a gestire la pressione del puntatore all'interno, per esempio, della scena di Photoshop. Sapete che ovviamente quando si disegna con una matita o un pennello, passandola sul foglio di carta, chiaramente noi con la nostra mano possiamo decidere la pressione da applicare. Questo ci dà la possibilità di generare delle sfumature, letteralmente, all'interno della scena. A livello digitale accade la stessa cosa, cioè Photoshop è dotato di una serie di impostazioni che si collegano molto bene con la nostra tavoletta grafica. Solo che nel caso di una tablet, sì, nel caso di una tavoletta Wacom, per esempio, se andiamo a utilizzare la penna, possiamo decidere il grado di pressione e muovere, ciao Lido, e muovere la mano sulla superficie. Nel caso del mouse, chiaramente si parla solo di un click, quindi a meno di possedere uno di quei mouse di ultima generazione, iperbolici e tutto il resto, diciamo che comincia a diventare un po' più complesso gestire la pressione. Esiste poi un piccolo escamotage, Photoshop ci mette in condizione di simulare questa pressione, però ve lo dico sinceramente, quindi anche se non utilizzare la tavoletta, come dicevo, non deve essere considerata una limitazione, io personalmente suggerisco, se possibile, di abituarsi a questo potente strumento. E visto che ne stiamo parlando, così ci togliamo subito l'argomento davanti, vi ho nominato poco fa la tavoletta Bamboo Fan. Diciamo che quando parliamo di tavolette in commercio ce ne sono diverse. Io personalmente ne ho provato diciamo di tre marche differenti. Ho provato le Trust, ho provato le Wacom e ho provato anche un'altra tavoletta che adesso non ricordo esattamente come si chiama, l'ho vista solo una, l'ho utilizzata solo una volta e diciamo che neanche mi ricordo come si chiama, quindi non mi è neanche rimasta impressa. Vi consiglio di acquistare le Wacom perché anche nelle dimensioni più grandi il costo può sembrare eccessivo, però vi garantisco che a livello qualitativo come la Wacom non c'è nulla. Io personalmente adesso diciamo è un po' che non acquisto le Trust, ma ve le sconsiglio semplicemente per un motivo, a meno che non abbiano cambiato politica. Perché nel corso degli anni avevo acquistato, per esempio, le Trust che costavano meno, per capirci, la formato A4 costava praticamente 100 euro della Trust, 350 euro della Wacom. Bene, io alla fine della Trust ne ho cambiato due o tre e le ho sempre buttate perché mi si rompeva la penna, non funzionavano bene, non dava qualità. Alla fine ho acquistato una Wacom. E ne ho preso poi addirittura altre due, una da viaggio e un'altra comunque che era ancora più piccola per altri scopi. E vi garantisco che in ogni caso non ho mai, mai, mai avuto il benché minimo problema. Le Wacom comunque al di là dei facili motti sono una garanzia. Quindi vi consiglio di utilizzare quelle e ribadisco, siccome le A4 costano un bel po', sono modelli bellissimi per carità, ma ve lo garantisco, poi in alcuni dei video che vi passerò lo vedrete con i vostri occhi perché vedremo alcuni designer all'opera. Anche i modelli più piccoli, le Fan and Touch, le Bamboo, Manga Fan e compagnia, sono meravigliose. E l'Anvon no, non la conosco, non l'ho mai utilizzata, cioè nel senso non l'ho mai avuta sotto mano io. E vi dicevo quindi, siccome le Bamboo Fan e relative costano effettivamente intorno alle 70-80 euro, sono sicuramente diciamo, a portata di mano di più tasche rispetto ai modelli maggiori. L'unico consiglio che vi do, giusto diciamo insomma così, opinione personale, evitate magari di acquistare il modello Pen and Touch semplicemente perché del touch non ve ne fate niente. Però voglio dire, quella è opinione personale, poi magari vi potreste divertire un po' di più. E in questo senso le Intuos Emanuela sono ottime. Io no, diciamo sulla scrivania da lavoro ho una Intuos di quelle grandi per capirci, e poi da viaggio, cioè quando sono in movimento, mi porto sempre dietro la Bamboo Fan, che è quella piccolina. E poi all'interno della gamma Wacom ce ne sono comunque diverse, come dicevo, soluzioni. Nominiamo, visto che Gabriele l'ha nominata, c'è la Cintiq, che è quella in pratica che ha anche lo schermo incorporato, che è una figata mostruosa, che ve lo dico a fare, ma costa l'ira di Dio.
per cui non l'ho neanche, diciamo, nominata, se no l'avevo capito che scherzavi, Gabriel. Però, giusto per capirci, è chiaro che ovviamente nel momento in cui dovessimo avere la disponibilità economica, lavorare con una Cintiq, è chiaro, nell'ambito della colorazione digitale è l'ideale. Dovete immaginarvi di poter disegnare praticamente direttamente su uno schermo. Quindi è un po' il mio sogno proibito. Dovessi diventare ricchissimo, la prima cosa che prenderei sarebbe una Cintiq. Non succederà mai, però, e qui non ci penso neppure a questo problema. E della Wacom, la più economica, se non ricordo male, Emanuele, costa 70 euro, 65, 75, una cosa del genere. E fra l'altro, vi dicevo, dei modelli Wacom, addirittura 59, ricordavo male. Però dicevo, della Wacom c'è anche un modello che hanno messo in commercio da poco tempo che in pratica funziona con cioè no, funziona, scusatemi, si chiama Bamboo Manga Fan, una cosa del genere, e contiene anche un software proprio per la colorazione digitale e il disegno dei manga in generale. Ora, dico la verità, sostanzialmente si tratta di un programmino che magari ha qualche strumentino particolarmente dedicato, ma alla fine comunque una tavoletta è quello che vi serve, quindi visto che il costo più o meno è lì, scegliete un po', ma va benissimo quel tipo di formato. Sì, esatto, Riccardo, dentro se non ricordo male c'è proprio il softwareino Manga Studio. Io ho una Bamboo e non funziona, rispondo in ritardo. Ma guarda Alessandra, io ti dico di Bamboo, quelle piccole ne ho avuto un paio, addirittura ne ho avuto anche una di quelle proprio microscopiche. Ho quella grande, ho provato e consigliato a destra e a manca anche a tanti miei allievi queste tavolette, non ho mai 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 sentito di problemi di quel genere. Quindi verifica magari il software se è installato bene, vedi un po' che cosa può essere, perché insomma dico di lamentele simili, sinceramente ne sento molte di rado, quindi controlla un attimino. Ora, visto che parliamo di Wacom, ed è visto che è citata all'interno del programma di questo webinar, ora la Wacom negli ultimi anni ha tirato fuori questa, vi faccio vedere. Ha tirato fuori, ecco, questo per capirci è la manica di la lista di link che troverete in forma d'articolo, giusto per farvi venire un po' di acquolina in bocca. Eccoli qua. Questi sono tutti i link praticamente che poi vedrete. E allora, date un'occhiata per esempio a questo link. Fate il copia e incolla così funziona di certo. Che cos'è questo link? Seguitemi bene perché potrei salvarvi la vita o quantomeno il portafogli. Allora, questo prodotto Inkling è stato, diciamo, pubblicizzato un annetto e mezzo fa. All'inizio è stato difficilissimo trovarlo. Oggi lo trovate un po' ovunque, cioè da MediaWorld ad altri store. Però attenzione perché, seguitemi un attimo, sul sito della Inkling sembra che abbiano in qualche maniera rieditato il prodotto. Spiego perché. Inkling innanzitutto che cos'è? In pratica non è altro che un programmino, come, scusatemi, un tool, uno strumento che si aggancia letteralmente a un supporto fisico, che si aggancia al nostro foglio di lavoro e in teoria, disegnando con la penna che ci viene data dalla Inkling, noi in pratica disegniamo sul foglio e contemporaneamente convertiamo in vettoriale, per esempio, quello che stiamo andando a fare nel nostro schermo. E chiaramente detto così sembra una figata, perché non mi sentite? Mi sentite? Ok. Dicevo, detto così, sembra una figata perché chiaramente sarebbe l'ideale poter disegnare su un foglio di carta e trovarsi il disegno già convertito in vettoriale. In realtà, però, chi è riuscito ad acquistare la Inkling, io ci ho provato per 7 mesi ad acquistarla, non sono riuscito né a trovarla, a ordinarla né a trovarla da nessuna parte. E chi l'ha presa, in realtà, ha cominciato a lamentarsi di questo strumento. Poi è scomparso per un po' dalle scene. E no, no, Francesco, no, non, cioè, non c'è bisogno di un supporto cartaceo dedicato. Il problema di questo affarino, in pratica, era che man mano che la penna si allontanava dal supporto che si agganciava in cima al foglio,
il segnale praticamente non arrivava bene e quindi io disegnavo ma non veniva convertito correttamente. Questo è quello che ho letto in giro da qualcuno che l'ha utilizzata. E vi dicevo, a un certo punto è scomparso dalle scene questo prodotto, cioè non se ne è sentito più neanche più di tanto parlare, anche se nei negozi ancora ovviamente qualche residuo di magazzino lo si trovava. E è apparso poi sul sito della Inkling una sorta di messaggino, un'etichetta che in qualche maniera ci sta, diciamo, a indicare, cerca di indicarci il fatto che sembra che abbiano rieditato il prodotto, cioè che ci abbiano rilavorato su. Ora, perché vi sto dicendo questa cosa? Perché io stesso, quando ho visto che il prodotto è stato, diciamo, rimesso in commercio, forse con qualche piccola modifica, sono andato a farmi un giro dei Maxi Store e l'ho trovato questo Inkling. Non l'ho comprato però perché nella confezione riporta come, diciamo, dati di riferimento il 2010 e mi è venuto il dubbio che quel prodotto che io trovo in giro in realtà sia la vecchia versione. Siccome non ho capito se è un problema di software o un problema proprio di hardware in quel contesto, io personalmente per adesso ho evitato di acquistarlo. Quindi condivido con voi questa piccola esperienza perché ribadisco, le premesse sono meravigliose di quello strumento. Il problema è vedere se poi in questa sorta di riedizione che hanno fatto, che ipotizzo io sia una riedizione, magari abbiano migliorato il tutto o meno. Questo, diciamo, ecco, magari lo scopriremo solo vivendo. E ciao Luca, no, il link per i materiali ancora non li ho condivisi, poi li pubblicherò in formato articolo. Ho solo condiviso il link, poi utilizzerò la chat per condividere tutti i materiali strada facendo. Ok, quindi attenzione a questo benedetto Inkling. Quanto agli strumenti, tra poco approfondiremo rapidamente, ma quindi al di là delle tavolette, quindi, che ci servono per disegnare meglio, ci sono poi altri strumenti consigliati per lavorare bene nell'ambito della colorazione digitale, inclusi strumenti che in qualche maniera non ci aspetteremmo. E lo so, Esther, ma io sono sceso in strada a dire alla gente non fate casino, però non mi hanno sentito. C'è anche un'ambulanza. Questo vado e gli spengo come si dice, quella cacchio di cosa che fa casino. Ma stasera non mi escono le parole. Vediamo a livello di programmi. Che cosa ci serve? La sirena, grazie. Allora, che programmi ci servono? Ho nominato fino adesso Photoshop e Illustrator, però, come ho detto, ci possono anche essere tanti altri programmi che in qualche modo. Ah sì? No, ma è la piattaforma. Comunque, stavolta non c'entra la linea. Magari cerco di andare un po' più piano, così che si senta meglio. Se avete, ecco, visto che effettivamente può succedere che qualcuno senta rumori e qualcun altro no. Se avete, che ne so, browser, altri browser, canali come Facebook aperti, insomma, tutto quello che può ciucciare la banda, magari chiudetelo. Ok? Allora, dicevo, la questione dei software non è di fondamentale importanza avere con sé Photoshop e Illustrator. Sembra una bestemmia, però voi sapete che a dispetto del fatto che io acquisti le licenze originali, che sia un patito dei software Adobe, eccetera, non sono un fan di quelli sclerotici per questo tipo di scelte. Mi spiego meglio. Ci sono degli ottimi coloristi digitali, chiamiamoli così, che utilizzano per esempio Painter. Tra i video che vi passerò, poi troverete nell'elenco un famoso fumettista statunitense che si chiama David Finch, che utilizza per esempio Painter. Ci sono comunque tanti software diversi, magari qualcuno si troverà anche benissimo con Manga Studio, quello che avete citato poco fa. Il concetto di base è capire più o meno la tecnica, a mio avviso. Poi è chiaro, ci sono dei software che hanno strumenti in più, che si, diciamo, sono più aperti all'integrazione di altri strumenti o di altri plugin. E chiaramente Photoshop e Illustrator la fanno da padrone. Però, ecco, non vincolatevi mentalmente mai semplicemente ad una sola strada. Ricordatevi che comunque la tecnica è una cosa, il software è un'altra, quindi noi principalmente dovremmo parlare sempre della tecnica, che può migliorare con il software in questione. Quindi, ecco, ve lo dico perché magari qualcuno per l'appunto è già abituato ad altri programmi e non ci si troverà molto bene con quelli più famosi. Parlando però di Photoshop e Illustrator, la differenza tra i due consiste nell'approccio alla colorazione digitale. Mi spiego meglio. Io tra i due, quando devo fare un
devo realizzare un progetto di colorazione digitale? Solitamente preferisco Photoshop perché, come vi dicevo, lavorando con la tavoletta mi permette di muovermi in più direzione grazie anche ad una serie di strumenti collaterali che ho acquistato, dei plugin, degli add-on particolari che ho installato nel mio Photoshop. Alle volte però capita di disegnare anche con Illustrator, e solo che all'interno di Illustrator la fase della colorazione digitale riesco a utilizzarla bene, parlo di me stesso, quando magari ho a che fare con uno dei classici characters, cioè i personaggini per capirci, i super deformed, quelli piccolini, tutti quei personaggini che in pratica poi si trovano anche all'interno del mondo della pubblicità e che magari possono essere sviluppati e perché no anche gestiti e animati diversamente lavorando con Illustrator, che mettendoci a disposizione i vettoriali ci offre una manipolazione diversa della scena, dell'oggetto. All'interno invece di Photoshop, come dicevamo, ovviamente lavorare a quei livelli vettoriali non è possibile, non si può fare, e quindi ci si dedica insomma, ad un tipo di progetto leggermente differente. Sì, io l'ho detto, comunque quella è una scelta mia personale di lavorare in questo modo, e tenendo conto, ribadisco, ecco, per esempio, una domanda che ti potrei fare, Simone, è: tu utilizzi tavoletta o mouse? Mouse, immaginavo. Il discorso è questo: dentro Photoshop utilizzare la penna e la tavoletta secondo me riesce meglio che all'interno di Illustrator, per una serie di motivi. Non che Illustrator non si presti, per carità, però si tratta effettivamente di tutta una serie di movimenti e di azioni che escono un po' meglio in Photoshop. In effetti, nella masnada di video che ho preparato, nella manica di video che ho preparato, niente, stasera proprio i termini non ci sono, vabbè, c'è un solo neurone a disposizione stasera, abbiate pazienza. Dicevo, all'interno di foto, dei link che vi ho preparato ci sono tantissimi video e nella maggior parte dei casi in effetti la colorazione digitale avviene all'interno di Photoshop e credo, sì, in effetti, vabbè, e credo che tutto sommato si possa dire che sia, diciamo, un po' più semplice anche l'approccio iniziale all'interno della colorazione digitale con Photoshop, ok? Io, allora, volendo parlare a livello professionale, cioè nel momento in cui dovessimo, mi riferisco all'appunto di Giuseppe, se dovessimo parlare di un ruolo professionale, è chiaro che dovremmo orientarci su una tavoletta professionale, quindi Wacom, magari formata 4 come minimo, e Photoshop con tutti gli strumenti collaterali. Però per lanciarsi all'interno di questo mondo, fare pratiche, imparare, eccetera, eccetera, non dovete appunto pensare che serva chissà quale dotazione particolare. Detto per inciso, anche con la tavoletta piccola e con semplicemente il Photoshop di base potete fare veramente grandi cose. Possiamo anche utilizzare per esempio Painter e gli altri software, però chiaramente poi dipende dalla nostra abilità nel saperli utilizzare. L'importante è che non vi vincoliate mentalmente. Poi, a livello professionale, viene da sé, come in tutti i campi professionali, ci sono i software standard di rito che hanno comunque ragione d'essere. Quante tecniche esistono? A livello di tecniche, in effetti, ce ne sono... adesso poi vedremo, Andrei. Apriremo Photoshop e vedremo un po' di dettagli. Parlando a livello di tecniche... in effetti, quando si parla di tecnica, ci si riferisce in generale al tipo di colorazione di cui si vuole, anzi alla tecnica di colorazione digitale di cui ci si vuole dotare. Esempio pratico: ci sono delle tecniche che colorano la scena utilizzando semplicemente delle tinte piatte e delle ombre particolari che ci ricordano un certo stile dei cartoni animati, non solo di una volta, ma anche di quelli attuali. Ci sono le tecniche cosiddette cel shading, adesso poi entreremo un po' più nel dettaglio. Ci sono comunque delle tecniche acquerellate, ci sono delle tecniche molto simili al 3D, ci sono delle tecniche che si avvicinano molto di più all'arte digitale vera e propria, cioè alla manipolazione di immagini. E poi ovviamente abbiamo, grazie a tutti gli strumenti collaterali di Photoshop e di Illustrator, abbiamo la possibilità di muoverci anche all'interno di quelle che possiamo definire subtecniche, cioè scelte stilistiche legate alla fase della colorazione digitale. Mi riferisco ad esempio a quegli elaborati colorati digitalmente
che prendono spunto dalle tecniche dei manga giapponesi, con abbondante uso di retini, altre tecniche che utilizzano semplicemente un chiaroscuro netto, come nei fumetti di Frank Miller, tecniche pittoriche, molto, come posso dire, molto particolari, affascinanti, come quelle del copertinista di Sandman. Oddio, mi sfugge il nome. Ce l'ho nei link, ma mi sfugge il nome adesso. Porca miseria, mi sfugge il nome. Comunque, non c'è nessun lettore di Sandman qui, vero? Dave McKean, grazie Lorenzo. Dave McKean, che in pratica è diventato famoso per la qualità delle sue realizzazioni. Quindi, insomma, voglio dire, questi termini che poi troverete vabbè, Simon Beasley, e lì adesso diciamo andiamo anche un po' oltre, però ci sta anche Simon Beasley, Frank Frazetta, di link in questo senso ve ne ho messi tanti. Fino ad arrivare poi a, come posso dire, quasi delle icone di settore. Possiamo per esempio citare João Madureira e lo studio Liquid. Adesso vedremo un po' di queste cose qui, così ci vediamo un attimino i differenti approcci. Però, in sintesi, tanto per capirci, si tratta veramente di un mondo sconfinato, dove semplicemente poi è la nostra capacità di mettere in pratica determinate tecniche che può fare la differenza. Come posso utilizzarla all'interno del mio lavoro? La colorazione digitale. In realtà, queste tecniche di colorazione digitale non sono destinate solo a chi lavorerà nel campo dell'illustrazione o del fumetto, assolutamente. Tant'è vero che alcuni di questi autori che abbiamo citato, incluso Dave McKean e altri, alla fine poi si sono trovati a sfruttare le loro conoscenze di colorazione digitale per mettere, per esempio, all'interno dei loro progetti commerciali, la loro sapienza, la loro tecnica d'uso di Photoshop e creare delle campagne pubblicitarie, degli scenari, per esempio, specifici. Ma pensate anche, come facevamo come l'esempio che ho fatto la volta scorsa, pensate anche alle locandine cinematografiche. All'interno delle locandine cinematografiche spesso è sfruttata la tecnica del matte painting, che abbiamo detto essere, tra virgolette, in certi casi un po' un gemello della tecnica della colorazione digitale. Quindi, tutto sommato, se andiamo a vedere nel dettaglio, ci sono diversi modi per applicare questo tipo di tecniche, fino ad arrivare, chiaramente, perché no, a quella possibilità che ci viene data, soprattutto grazie ai social media, di guadagnare visibilità pubblicando all'interno del nostro progetto degli elaborati ispirati alla colorazione digitale che danno prova della nostra capacità sia creativa che realizzativa. E in realtà no, Laura, nel senso che chiaramente se dovessimo andare in stampa, cioè in linea di massima dipende dalla finalità del progetto. Mi spiego meglio. È chiaro che se il mio progetto digitale già è un termine chiave che ci spinge a pensare di dover mostrare a monitor il nostro elaborato, se dobbiamo lavorare nel campo della digital arte e della colorazione digitale con quella finalità, è chiaro che potremmo pensare di lavorare direttamente in RGB, cosa che ci darebbe la possibilità di gestire i colori e determinati effetti anche dei vari software ad un livello differente. Se però ovviamente so che la mia colorazione digitale poi andrà a finire su un fumetto, su una stampa, su un manifesto, e lì è obbligatorio quantomeno comunque prevedere la quadricromia, con tutta, diciamo, insomma, le considerazioni del caso. Io personalmente ti dico, nella maggior parte dei casi, quando questo tipo di progetti che vado a lanciare, sono solitamente sviluppati in RGB perché finiranno su un sito, su una presentazione, all'interno per esempio di un circuito con proiettori, monitor e quant'altro, e quindi mi preoccupo solo dell'RGB. Però mi è capitato di fare dei manifesti per delle fiere, eccetera, eccetera, allora in quel contesto chiaramente ho lavorato in quadricromia, oppure quando sono andato a convertire da RGB a quadricromia ho fatto attenzione semplicemente a quei punti che richiedevano un'attenzione in più. Tutto qui. Rapidamente, ah, ecco come si chiamava quel software, Sketchbook. Quindi rapidamente, giusto per fare una carrellata, a livello di strumenti, ciao Angel. Ah, scusami, non, Angelo, scusami, non ti avevo riconosciuto. Allora, a livello di strumenti,
Quando parliamo di strumenti, quindi non ci riferiamo semplicemente e esclusivamente alla tavoletta, ma per esempio anche ad una, ecco qui. Quando parliamo di strumenti, ci riferiamo in generale a tutto ciò che ci può servire in contesti simili. Per esempio, librerie fotografiche. A che ci servono le librerie fotografiche? Come vedremo tra poco, nel momento in cui andiamo ad analizzare una scena, ci accorgeremo facilmente che uno dei trucchi del mestiere consiste, in fase di colorazione digitale, consiste ad un corretto inserimento nella nostra scena di ombre e luci, due elementi che in realtà danno profondità ad ogni elaborato e che veramente caratterizzano il nostro lavoro. Gli altri, vedete la slide? Si è bloccato a tutti il screen sharing? Ok. Ok. Su strumenti software? Aspetta, Andrei, non ho capito di che cosa stai parlando. Ah, sì, colorazione digitale, sì, strumenti software, eccetera, sì. Allora, dicevo, perché è importante avere dei riferimenti fotografici? Vi dicevo che quando si colora in digitale, adesso aprirò poi la cartella e vi farò vedere tanti esempi, scopriremo come molti dei coloristi digitali, termine pessimo ma utilizziamo quello così famo a capisse, molti dei coloristi digitali pongono la loro attenzione all'utilizzo delle ombre e dei punti di luce, che sono quello che in effetti riescono a caratterizzare il nostro operato, e cioè danno comunque una profondità, uno spessore, danno emozione all'interno della scena e la rendono parzialmente fotorealistica, nel senso che quando andiamo a colorare qualcosa, in ogni caso possiamo veramente sfruttare le nostre conoscenze in ambito di ombre e luci per costruire la scena. Il problema è che non tutti noi ovviamente abbiamo magari seguito dei corsi di disegno o ci siamo appassionati alla disciplina. Io, dal canto mio, nel mio piccolo, essendo partito come fumettista 1,5 milioni d'anni fa, ho dovuto comunque studiarmi la faccenda. Ma per chi non l'ha studiato, che si fa? Il mio consiglio, solitamente, è quello di andare a prendere una serie di risorse fotografiche in rete che siano simili allo scenario che vogliamo realizzare. E cioè, ho per esempio un personaggio da colorare in digitale, che ne so, la foto di un profilo maschile, femminile, eccetera, che voglio ricostruire o ricolorare in digitale. O magari l'ho disegnato io con la mia matita e, grazie allo scanner, altro strumento importante, sono andato a digitalizzare il mio elaborato. Il punto è, come faccio a capire in quale modo le luci e le ombre vengono a generarsi sulla superficie che mi trovo a colorare? Vado a cercarmi una foto, per esempio, di qualità su Fotolia, una di quelle create dai fotografi, ovviamente, quindi non a casaccia la prima che passa, ma una comunque creata da un fotografo professionista che avrà avuto per il suo lavoro lo stesso problema, e cerco di intuire quali sono i punti d'ombra e i punti di luce di quello scenario. Un trucchetto banalissimo che ci permette di ispirarci molto facilmente alla realtà, cosa elemento fondamentale. Detto per inciso, anche quando si disegna o si colora un qualcosa che è frutto della fantasia, uno scenario fantastico, una creatura spaziale, fantastica, horror, eccetera, cosa che va tanto di moda in questo periodo perché c'è un mercato dei videogiochi molto florido, in quel caso, per esempio, come faccio io a sapere come generare la colorazione di un materiale, per esempio, alieno? Immaginatevi la superficie di Alien, cioè della pelle di Alien, la creatura del film. In quel caso, come faccio io a sapere come ombre e luci vanno rese su quella superficie, se voglio ispirarmi a quel soggetto? Vado a prendere una foto del personaggio, di Alien, per esempio, in rete ce ne sono tanti, e magari mi ispiro a quella foto e scoprirò che ne so, nella testa di Alien ci sono dei riflessi molto particolari che fanno di quella creatura proprio quel soggetto, cioè Alien stesso, perché evidentemente la pelle di cui è rivestito ha quel tipo di qualità fisiche che devo andare a replicare nella mia scena, ma l'unico modo che ho per replicarle è quello eventualmente di servirmi da un lato di ombre e luci e poi, come vedremo, magari di texture, pennellate particolari per simulare la grana della pelle dell'alieno, un esempio banale buttato lì per capirci. Cosa molto importante, fra l'altro,
dotarsi anche, lo vedremo nell'altra, nella slide successiva, eccola qua, cosa molto importante, dotarci anche di oggetti come il modellino snodabile. Io non so se voi avete, l'avrete sicuramente visto da qualche parte, l'omino di legno tutto snodabile, e magari vi sarete chiesti, Simone, intorno alle 9:20, 9:15. È andato via? Mi sentite, sì? Ok. Allora, dicevo, non so quanti di voi abbiano mai visto l'omino di legno. Io ne ho uno, diciamo, sulla mia scrivania. E se vi state chiedendo a che diavolo serva, in realtà quell'omino serve sia in fase di disegno, cioè quando, per esempio, dobbiamo costruire la nostra scena, sia in fase anche di scelta di luci e ombre. Nel senso che, per l'appunto, io ad esempio all'interno della mia scrivania ho sia questo omino che una banalissima lampada da tavolo che proietta un fascio luminoso che io direziono secondo necessità. A cosa mi serve? Mi serve per l'appunto a capire, quando vado a colorare in digitale un soggetto, come devo gestire luce e ombre, perché, ripeto, è fondamentale. E dunque, anche se per esempio non ho questo modellino, che comunque trovate veramente a 2 lire, se non ricordo male ce l'hanno pure i cinesi a 3-5 euro, per capirci, serve anche a creare opere sì, può servire a creare opere d'arte, ma ecco, in questa fase direi di non citare questa situazione, che è meglio. Sì, diciamo che il mio particolare omino di legno ha un suo personale storico, un vissuto suo personale. Sì, ok, no, vabbè, è chiaro che se prendete quelli di qualità saranno sicuramente migliori, però voglio dire, lo trovate a 3-5 euro, voglio dire, ok? Ok. Comunque, al di là del, al di là, diciamo, del prezzo dell'omino, comunque, come vi dicevo, è fondamentale dotarsi di un oggetto simile che ci dia la possibilità eventualmente di capire da un lato come disegnare la forma e dall'altra come gestire le ombre. Esatto, come ha detto Arianna, non è la battuta di Arianna non è diciamo da scartare, nel senso che io stesso qui, per esempio da me, ho diversi modellini, essendo un collezionista di action figure, ho diversi modellini, e appunto, no, quello stavo dicendo, non sapevo se tu l'avessi detto come battuta, però effettivamente ci stavo arrivando anch'io. Pur avendo quel modellino di legno, io in effetti di modelli che utilizzo ne ho veramente tantissimi. Ho per esempio dei modellini completamente snodabili di Evangelion, il famoso cartone animato famoso qualche anno fa, che siccome sono completamente snodabili mi permettono di, per esempio, metterli in posa per disegnare una scena particolare. Ho i modellini della Todd McFarlane, alcuni draghi della serie Dragon per l'appunto, nonché alcune creature di World of Warcraft. Tutte queste action figure le utilizzo per eventualmente avere ispirazione, non solo a livello, cioè in fase di disegno, ma anche per esempio per capire come il colore eventualmente va reso all'interno dello scenario. Insomma, sono tutti strumenti materiali che possono tornarci comodo. Siate fantasiosi, voglio dire, comunque, come ho detto, non serve spendere chissà quali soldi. Davvero, vi può sembrare banale, ma bastano alle volte anche dei semplici giocattoli da 2 lire che trovate veramente dovunque. Poi, chiaramente, come dicevamo prima, lo scanner, la Cintiq, l'Intus, l'Inklink, che vedete qui nella scena. Ma soprattutto, quando parliamo di strumenti essenziali... Vabbè, quasi tutto, Claudio. Dicevo, quando parliamo di strumenti essenziali, come vedremo tra poco, quando aprirò poi Photoshop, perché la seconda parte sarà tutta in diretta su Photoshop, scopriremo che dotarsi di una buona libreria di pennelli è fondamentale. Pennelli sia per Photoshop che per Illustrator, ok? Un attimo, sono andato troppo avanti. Ecco qui. Secondo solo che cambia la scena. Un attimo solo che si sta aggiornando la pagina. Eccolo qua. Quindi, come strumenti abbiamo chiarito... Sì, quando cambia la slide.
Può essere più lungo, ma conoscendo qualche abbinamento di colori puoi comporre la figura ed un paesaggio abbinato, giusto? Beh, sì, non, ma non è più lungo, Andrea, è semplicemente un altro approccio. In pratica, la tecnica di Andrea, l'abbiamo raccontata quando abbiamo parlato, per esempio, in altri webinar, di ispirazioni cromatiche, e cioè, ne approfitto volentieri, tanto è una cosa che dovevamo vedere dopo. In pratica ci si riferisce a questo. Può succedere. Allora, Simone non c'è dispensa per adesso, poi troverete tutto direttamente sull'articolo domani. Adesso siamo solo in fase di screen sharing, cioè io trasmetto dal mio computer e voi osservate. Allora, quello che sta suggerendo Andrea. Ma come si possono nominare i pennelli? Io ne cerco uno e non lo riconosco mai. Beh, poi questo magari poi ne parliamo a fine webinar, Laura. Allora, fermiamoci un attimino all'appunto di Andrea, perché può essere molto molto interessante il suo spunto. Allora, giustamente dice Andrea, ok, io utilizzo materiali fotografici e così via, ma se voglio potrei eventualmente ricostruire la scena utilizzando miei colori e un mio comunque input cromatico sulla scena, magari pescando dalla mia memoria, per esempio. È un ottimo punto di vista, tant'è vero che comunque ci sono dei creativi che tutto sommato si ispirano appunto al loro animo creativo. Però quando parlavamo di librerie e risorse fotografiche, ci riferivamo in generale ad una serie di risorse alle quali ispirarsi, alle quali guardare, anche e soprattutto nel momento in cui, per esempio, si voglia ricostruire in termini di colore digitale un certo scenario. Voi sapete che oggi, se andiamo a vedere per esempio nei canali che si occupano di videogame, può capitare di trovarsi davanti molto facilmente i cosiddetti artworks. E, gli artworks e i bozzetti per i videogiochi rappresentano un mercato piuttosto florido, soprattutto adesso che tutto sommato i videogiochi la fanno da padrone all'interno del mercato entertainment. Il punto è che ovviamente in Italia magari è ancora relativa la cosa, però grazie al web potenzialmente potremmo lavorare anche per altre nazioni. Al di là di queste considerazioni, però, volevo arrivare a questo punto. Gli artworks che vediamo spesso generano, ricostruiscono degli ambienti che non esistono nella realtà, ispirandosi in realtà invece al reale. E si tratta di un approccio che possiamo utilizzare anche noi, che ci aiuta in fase di colorazione digitale. Se io, per esempio, adesso vi dicessi disegnatemi una montagna rocciosa, uno scenario roccioso in Photoshop, probabilmente avreste qualche difficoltà, tranne quelli di voi, tra voi magari sufficientemente bravi, perché in effetti, ok, posso magari abbozzare lo scenario, poi magari però dovrei passarci sopra con i colori. E quali colori utilizzo? Come rendo le crepe? Come rendo i punti di luce e punti d'ombra? Come rendo lo scenario? E allora, avendo una libreria sufficientemente solida, basta, posso magari decidere. Un attimo che carica la foto. Su. Che palle, quanto ci mette? Dai. Un attimo che dovreste vedere tra qualche secondo la foto. No, in realtà è leggera, no, è che la come si dice? È la piattaforma che. Eccolo qua. Ok. Allora, la scena che vedete non è altro che una banalissima fotografia recuperata non ricordo dove. Ma è un esempio che abbiamo utilizzato all'interno di un workshop in aula. Per in pratica, che abbiamo seguito in pratica all'interno di quel workshop per ricostruire lo scenario che avete davanti agli occhi. È fondamentale avere un punto di riferimento blu. In che senso la vedi blu? Non vedi la foto? Non vedete la foto? Ok. Non vedete la foto della roccia? Ok. Azzurre? Sì, ha delle sfumature blu in alto, ma sembra piena di artefatti JPEG. Forse è perché effettivamente in fase di trasmissione magari a voi non viene mostrata con una qualità degna. Vabbè, poi comunque la troverete all'interno, insomma, dell'articolo e capirete un po' meglio. Il succo del discorso è, per disegnare uno scenario roccioso, magari fantastico, parto da una scena di questo genere,
e vado in pratica semplicemente ad ispirarmi a una fotografia realistica, una, che ne so, una foresta, un deserto, una montagna, potete scegliere veramente qualunque cosa, e su quella disegno e poi ricostruisco anche a livello cromatico quello che è l'effetto che voglio definire. E chi realizza gli artworks dei videogiochi davvero si ispira... Mi sentite? Mi sentite? Ok. Allora, dicevo, chi lavora nell'ambito della creazione di artworks, cinematografico, videoludico, eccetera, eccetera, sfrutta questa tecnica per andare in pratica a creare il suo scenario ricostruendolo di sana pianta all'interno di Photoshop, per esempio, osservando questo tipo di materiale fotografico. Ok? D'accordo? Ok, ripeto. Chi lavora nell'ambito cinematografico, videoludico o quant'altro, anche pubblicitario, può ricostruire facilmente una scena in Photoshop attingendo a librerie fotografiche che contengono scenari di ogni tipo. Poi chiaramente ci andranno a mettere il loro contributo creativo, questo è normale, però posso ad esempio utilizzare queste foto per ricostruire per intero la scena o magari sfruttarla per capire come i colori dello scenario dovrebbero essere applicati all'interno della mia elaborazione. Dovete pensare che in natura abbiamo veramente tutti gli scenari possibili che andiamo a immaginare e le possiamo trasformare in elaborazioni vere e proprie. Quindi il concetto, così chiude e andiamo avanti, è avere una libreria molto ben rifornita. Chi ha partecipato ai miei corsi in aula su Photoshop e Illustrator ha visto la mole delle mie librerie divise per genere, cioè io ho delle librerie pienissime per esempio per gli sfondi a livello creativo, per le anatomie che mi servono a capire come la luce su un corpo umano va a distribuirsi e così via, ok? Sì Riccardo, in realtà anche se quelle sono foto non sono matte painting, ma il fine sostanzialmente potrebbe essere considerato quello, gli artworks di cui parlo spesso e volentieri sono dei matte painting, ok? E quindi create le vostre librerie sfruttando per esempio, no in realtà Mamuri, semplicemente le apro da qualche parte e le osservo, tutto qui. Potete utilizzare qualunque canale a vostra disposizione. Io personalmente vi dico, ormai utilizzo tantissimo, Behance in realtà lo utilizzo poco con questa finalità. Utilizzo tantissimo Tumblr, utilizzo tantissimo Pinterest e su Tumblr e Pinterest, visto che ci vado spesso, mi trovo scenari di ogni tipo e di ogni genere che posso immaginare. Poi, essendo un appassionato di videogiochi, ogni volta che mi ritrovo su, che ne so, gamesblog.it, che dà molto peso agli artworks, e vedo qualche serie di immagini che mi interessa, me la tengo da parte. Perché? Perché magari se devo disegnare uno scenario fantascientifico e in quel momento non ricordo, cioè non capisco quali sono le caratteristiche che deve avere uno scenario fantascientifico, prendo un artwork creato da qualcun altro o un'elaborazione in 3D e la prendo come punto di riferimento, non per copiarla, ma per osservare i colori, per esempio, o la resa delle sfumature, delle luci e delle ombre in uno scenario di quel genere, ok? Parte numero 2. Dei software ne abbiamo parlato. Ovviamente si potrebbe anche citare, non è questo il nostro caso, ma bisogna anche parlare, bisogna anche parlare di software 3D o di software d'altro genere. Nell'ambito dei software 3D, ovviamente il 3D Studio Max, Cinema 4D, Maya e così via, ma ci sono anche dei software che ci possono aiutare a creare la nostra scena, poiché quando parliamo di colorazione digitale, come dicevo, alle volte si può decidere di generare una scena associando un mix di fotoritocco, per così dire, e scenari creati altrove. Nomino per esempio Terragen, un programma gratuito con dei plugin sia gratuiti che a pagamento, che ci permette di creare degli scenari, delle ambientazioni, solo ambientazioni, in 3D, molto facilmente con pochi click. Molto carino questo software, Terragen si chiama. ZBrush, Alchemy. Alchemy è gratuito, ci aiuta con le pennellate se non ricordo male, mentre ZBrush è a pagamento e viene molto utilizzato in ambito 3D. Sketchbook è il programma dell'Autodesk, mi sembra, che è completamente dedicato in pratica al disegno ed è un programma che costa poco, quindi magari se non abbiamo i soldi per una licenza Adobe o Illustrator potremmo decidere Sketchbook Pro, appunto, di comprare quel tipo di licenza per produrre qualcosa di professionale. Sketchbook Pro.
Ah, 69, infatti, 769 euro, ho detto cacchio, l'hanno veramente aumentato il software. No, costa sì, più o meno su quella cifra. Ok? Quindi, insomma, a livello di software, anche lì io nell'articolo vi darò delle indicazioni, ma rispetto alla tecnica, in realtà siete voi a decidere quale puoi utilizzare, partendo dal presupposto che sicuramente vi serve una conoscenza di base di un programma sul quale concentrarvi, ok? Painter, Photoshop o Illustrator che sia. Formati grafici. Quali sono i formati da utilizzare? Chiaramente abbiamo davanti due soluzioni possibili, vettoriale o raster. Solo che il vettoriale io, per esempio, lo consiglio quando si vanno a costruire delle realizzazioni simili a quelle che animano le pagine di Pictoplasma, che è, diciamo, uno dei punti di riferimento per il character design a livello planetario. Se lo cercate online troverete libri, CD, articoli, eventi, di tutto di più. Di tanto in tanto lo cito anche nella fanpage. E parliamo di tutti come posso dire, i personaggini che di solito comunque vediamo anche in pubblicità. E quel tipo di colorazione in effetti si può fare in Illustrator. Poi apriremo un progetto che avevo sviluppato io e vi farò vedere come in Illustrator quel progetto è stato reso. RGB, CMYK ne abbiamo parlato prima. In termini di risoluzione, anche lì in realtà è lo stesso problema che ci troviamo di fronte quando dobbiamo elaborare un progetto qualsiasi, e cioè chiaramente se lo devo stampare lo devo sapere prima in modo tale da lavorare ad una risoluzione e dimensioni adeguate. Se non lo so, vado diciamo sulla via di mezzo. Io di solito utilizzo, mi tengo largo i 150 dpi e lavoro su quel formato. Sulla fase dell'esportazione, io personalmente, al di là del consigliarvi di tenere sempre il sorgente, non c'è bisogno che ve lo dica, però il consiglio che vi do è di non utilizzare il formato JPEG, ma salvo che ovviamente per la pubblicazione sul sito, eccetera, eccetera. Ma se dovete, per esempio, trasmetterlo in un proiettore, in un circuito video, eccetera, non vi consiglio il JPEG perché sapete che il JPEG è un formato che comprime. Ecco, io di solito comunque utilizzo proprio quei due che avete nominato voi, o il TIFF o il PDF, ok? Perché diciamo che mi serve che il progetto, scusatemi, mantenga il più possibile la sua qualità in pixel. Quindi fate anche queste considerazioni, a meno che chiaramente non dobbiate pubblicarli su Behance, su Facebook, eccetera. E lì ovviamente, insomma, va bene JPEG, va bene anche PNG, va bene qualunque cosa alla fine. L'importante è che lo pubblichiate, tanto poi il canale comunque se lo converte per i fatti suoi. E beh, sì, Mamu, cioè, anche per la stampa, il problema della stampa è irrilevante in questo caso, cioè non è che è un problema della colorazione digitale in fase di stampa, ma di un progetto che va in stampa normalmente. In quel caso dobbiamo utilizzare una risoluzione che sia degna de e alta, e chiaramente anche in quel contesto io personalmente comunque mi soffermo sul TIFFO, sul PDF. PDF, giusto? Sì, 300 dpi, vabbè, ma si utilizza di solito i 300 dpi si utilizzano sempre per la stampa, quindi ci sta. Mi viene in mente, per esempio, qualche anno fa, collaborando con un'agenzia di Milano, mi ricordo che su un progetto che includeva elaborazione 3D, colorazione digitale, di cui mi occupai io, e fotografie, addirittura il file generato era abbastanza grande, era stata utilizzata una risoluzione maggiore alle 300, perché il Reaper della macchina, non mi ricordo che cosa c'aveva, forse siamo arrivati anche noi a 600, Simone. Ma non dovete pensare che se raddoppiate la risoluzione poi alla fine ottenete maggiore qualità. Nel nostro contesto, mi ricordo che la tipografia ci chiese una risoluzione di un certo tipo e delle impostazioni specifiche, però qui, siccome entriamo in un campo che non è strettamente il mio, magari meglio che ne parli, per esempio, Luca, che è esperto di stampa, Albe, eccetera, eccetera. Mi ricordo solo questo particolare, che per un'elaborazione che contemplava tanti progetti arrivati da software diversi messi insieme, ci chiesero questo file ad altissima risoluzione e ci mise una vita a stampare, fra l'altro, questa tipografia. Però perché per come non lo so, mi ricordo solo questo episodio e ve l'ho passato così. Poi magari qualcun altro ci spiegherà il perché di questa richiesta che c'era stata fatta. Allora. Riguardo agli stili, tra poco ne parleremo.
Sì, ma infatti per me è stata la prima volta perché francamente non avevo mai ricevuto quel tipo di richieste, però la scusante era, ripeto, c'era un Reaper, ti dico quello che mi ricordo, un RIP, io lo chiamavo RIP, vabbè, un RIP, di stampa che in pratica doveva... Mi sentite? Mi sentite? Ok, dicevo semplicemente in quel contesto ci fu detto che il RIP di stampa, siccome doveva assorbire progetti dai formati diversi, perché c'erano anche dei file nativi RAW, di tutto, di più, sì, ogni tanto me ne dimentico, Biagio, siccome c'erano formati di file diversi che venivano montati nello stesso progetto, ci hanno chiesto di creare un file enorme, non in termini di centimetri, ma in termini di risoluzione, che contenesse tutti questi oggetti. Comunque. Lo so, Claudio, no, è che me ne dimentico e parlo lo stesso quando cambio slide. Allora, parliamo adesso di basi della conversione, così poi arriviamo alle 9 meno un quarto per fare la pausa e poi ci dedichiamo a Photoshop. Allora, le basi della conversione. Innanzitutto dobbiamo chiaramente disegnare, possiamo disegnare al di fuori del computer, dico possiamo perché con la tavoletta io stesso alle volte disegno direttamente sullo schermo, dipende da quello che devo creare. Però voglio dire, in linea di massima possiamo pensare al classico del genere, cioè disegno su carta e poi passo allo scanner e lo converto in digitale. Ricordatevi cosa molto importante che quando parliamo di sketch a matita, anche lì possiamo sfruttare una cosa che vedremo tra poco, alcuni strumenti che ottimizzano il nostro tratto a matita. C'è chi, per esempio, lavora sui livelli e dopo aver passato il disegno a matita sullo scanner, lo mette in Photoshop, lavora sui livelli ed enfatizza il contrasto delle linee. Non è una tecnica che a me piace molto, però in alcuni casi può anche servire. E qualcun altro, per esempio, usa per l'appunto la funzione soglia, che in pratica vi converte in toni bianco e nero netti il vostro disegno e può anche essere utile perché siete voi a decidere il grado di penetrazione dell'effetto. Lo vedremo all'opera tra poco. Qualcun altro ancora passa Illustrator e sceglie di convertire con live tracing, con la tracciatura dinamica della foto, il nostro bozzetto in pratica in altro modo e poi portarlo dentro Photoshop. E altri ancora, un'altra via che io personalmente di tanto in tanto adotto, realizzano semplicemente il bozzetto a matita, cioè lo schizzo proprio generale, dopodiché lo passano in Photoshop e quasi lo ricalcano, ma non è che lo ricalcano, lo rielaborano direttamente in Photoshop. Ok? Quindi a voi ovviamente la scelta. Semplicemente è importante tenerne conto quando si va a creare il bozzetto su carta, perché ovviamente se siete troppo particolareggiati con un livello di tratto a matita di un certo tipo, con ombreggiature e quant'altro, ricordatevi che in fase di conversione probabilmente qualcosina la perderete, a meno che non abbiate strumenti di un certo tipo o non siate molto pratici nella tecnica. Nella fase poi della colorazione, come vi dicevo e come vedremo tra poco, ci vengono sicuramente in aiuto tutta una serie di strumenti aggiuntivi, dai pennelli fino alle texture e ai pattern che possiamo utilizzare, e di certo possiamo anche utilizzare gli strumenti di selezione sia di Illustrator che di Photoshop per andare poi a gestire le aree che ci troviamo di fronte. La questione delle aree è molto importante, soprattutto se decidete di lavorare, come alcune tecniche prevedono, anche se non sono quelle che vanno per la maggiore, se decidete di lavorare per area, cioè andando praticamente a riempire con il secchiello determinate aree e poi passandoci sopra, per esempio con una pennellata o con altri strumenti. Uno dei video che vi farò vedere dopo della pausa, che è uno di quelli che ho messo in evidenza per questa lezione, vi mostra una tecnica del tutto analoga a questa che vi ho appena dichiarato. Vedremo come colorare Superman velocemente sfruttando per l'appunto questo tipo di strumenti. Vedremo insomma due o tre video subito dopo la pausa e su quelli poi svilupperemo il nostro discorso. Un attimo che cambia la slide. Eccoci qui. Mi sentite? Mi sentite bene? Mi sentite? Ok. In fase poi di colorazione, come vedremo, ne abbiamo già nominato tanti. Ci sono strumenti che possono comunque essere associati al pennello.
dai classici retini a pitture di diverso tipo che possono in qualche maniera dare un appeal differente alle nostre elaborazioni. Non utilizzate mai i filtri automatici. In rete trovate una marea di azioni automatiche, filtri automatici che vi promettono miracoli. Non vi servono. Se volete fare colorazione digitale, dimenticatevi gli automatismi. Ho capito che è una via rapida e facile, ma non vi servono a niente e quello che producete in realtà sono delle simulazioni che non potete neanche più di tanto controllare, quindi ve le sconsiglio a più e pari. Diverso invece il discorso sugli stili di livello, perché alcuni stili di livello in effetti ci possono tornare utili per decorare determinate ambientazioni, oppure un trucchetto del mestiere, si sfrutta per esempio il fatto che gli stili di livello possono essere coordinati rispetto a un punto luce quando si vuole dare un certo tipo di come posso dire, gioco di luce e di ombre a determinate tipologie di scena. Tra i tutorial che vi passerò troverete anche questo. Io personalmente lo utilizzo veramente molto di RAL, ma è giusto sapere che volendo ci si può giocare. Certo, tenete conto che gli effetti di, soprattutto quelli di Photoshop, gli stili di livello di Photoshop, chiaramente non hanno quella destinazione d'uso. Ci bisogna giocarci un po' su e trovare l'effetto giusto se proprio lo vogliamo utilizzare, ma in determinati contesti, per esempio, io l'ho utilizzato quando ho dovuto creare delle ambientazioni sci-fi, quindi fantasy, e in pratica creavo una texture, scusatemi, un pattern all'interno. Ci mettevo anche una particolare impostazione di smusso ed effetto rilievo, la bordatura interna, l'ombreggiatura interna, e chiaramente tutti i pannelli che costruivano la scena ricevevano in pratica lo stesso effetto avendo, grazie a Photoshop, un unico punto di luce di riferimento. E lì magari comunque ho potuto giocarci un po' su. Però in generale, diciamo che io preferisco utilizzare e consiglio l'abbondante uso di pennelli. Tra le tecniche per colorare c'è quella definita del cel shading. In realtà è una tecnica che ci arriva dal mondo del 3D e che possiamo definire come una sorta di, come posso dire, colorazione per area, molto, come posso spiegarmi bene? Si tratta in pratica di una colorazione per area molto ben definita. No, non va bene così. Allora, cambio scena e vi faccio vedere. Un attimo che cambio. Eccolo qua. Guardate le due immagini in basso. Normalmente la tecnica del cel shading, quando parliamo del 3D, quando parliamo di 3D, no Angelo, è che stasera non mi escono le parole, stanchezza mentale, tutto qua. Dicevo, quando parliamo di 3D, ci troviamo alle volte davanti ad alcuni videogame che sfruttano questo tipo di tecnica. Non entro nel dettaglio perché non essendo un esperto di 3D direi solo fesserie, però la resa visiva è quella in pratica di oggetti e soggetti che sono colorati in maniera abbastanza netta e definita. Se guardate in effetti l'omino che salta sull'oggettino, ci accorgiamo che tutto sommato i colori di riferimento di quel personaggino sono abbastanza netti e definiti. Come vedete, un lato per definire il colore della superficie e un lato un po' più scuro, che utilizza ovviamente lo stesso colore e leggermente più con una presenza maggiore di nero, quindi più scuro. Per definire il lato praticamente in ombra. E in più all'interno di questa tecnica che troviamo utilizzata anche all'interno di molti cartoni animati, l'oggetto è definito da una traccia, da un perimetro nero che definisce realmente nel dettaglio l'intero perimetro del soggetto, come in questo caso l'omino che salta o quello più in basso che punta le dita a mo' di pistola. Questo tipo di tecnica in realtà è abbastanza utilizzata, poi adesso vi farò una carrellata veloce prima della pausa. È molto utilizzata perché in effetti ci permette di colorare, di rendere bene la scena con semplicità ed è un approccio abbastanza carina. È abbastanza carino. Io stesso, infatti, lo utilizzo in Illustrator come Francesco e il soggettino che vi farò vedere dopo può essere in qualche maniera accostabile a questo tipo di tecnica, che possiamo definire cel shading, ma che chiaramente un esperto di 3D probabilmente definirebbe magari insomma, in maniera differente. Sembra definibile con differenze tra toni nette e marcate. Sì, il trucco alla fine, Andrea, è quello. Cioè, in effetti si tratta di questo tipo di tecnica. E tra le illustrazioni che ho selezionato per farvi vedere il tutto, ve ne accorgerete facilmente. È uno di quelli che, una di quelle tecniche che inizialmente può essere anche molto carina da utilizzare. Se il soggetto da colorare è semplice, come nel caso dell'omino che salta,
alla fine è anche molto pratica. Certo, se ovviamente ci dedichiamo a soggetti un po' più complessi, dobbiamo essere in grado di sfruttarli al meglio e i toni, quindi le aree nette, cominciano a variare e all'interno di ogni area non abbiamo più tinte piatte, ma addirittura sfumature. Se volete per esempio dare un'occhiata a questa tecnica a livelli avanzati, cioè la tecnica vera del cel shading, andate a cercarvi per esempio il quarto capitolo di Prince of Persia, che lanciò un po' questo tipo di tecnica, ma anche il gioco Borderlands, i cui soggetti all'interno erano tutti definiti con questo tipo di tecnica. Ah, e tra parentesi, adesso vado a vedere Lido. Fra l'altro, se volete, ecco, avere qualche spunto utile per capire come colorare la scena, un altro consiglio che vi posso dare è questo. Io, per esempio, devo disegnare, cito le due immagini che vedete nella diapositiva, nella slide, devo disegnare una barca, giusto? Ignoro come rendere a livello di colorazione, le onde marine, lo sfondo, la barca, eccetera. Come prima, vado a beccare ad esempio una foto simile, la converto con il comando posterize di Photoshop, che sarebbe, non si chiama soglia, allora quella a fianco a soglia in italiano si chiama, mi aiutate un attimo, posterizza forse, ora che ci penso, in italiano si chiama proprio posterizza. Ah, ok. Utilizzate il comando posterizza che trovate all'interno degli strumenti di regolazione di livello e in pratica cosa fate con quel comando posterizza, che è un po' una simulazione del live tracing di Illustrator. E in pratica convertite la foto in una serie di tinte piatte molto più semplificate rispetto alla foto, il che ci dà più facilmente l'idea di come rendere punti di luce e punte d'ombra all'interno del nostro disegno. Un conto è avere a che fare con una foto, un altro con una foto posterizzata, cioè con le tinte di colore ridotte. Comunque poi vi facciamo un paio di esempi in Photoshop così ci capiamo anche meglio. Ora, prima di arrivare alla pausa, volevo mostrarvi qualche tecnica in uso. Ok, mi sentite? Mi sentite? Ok, allora la prima immagine che vi mostro è un'opera di un autore che è tra i miei preferiti da anni, che si chiama Masamune Shirow. Non so se la pronuncia è corretta, è in pratica l'autore di Ghost in the Shell, un anime comunque per chi segue le animazioni giapponesi abbastanza famoso. E che in effetti in pratica si trova sul web con una serie di elaborazioni di colorate in digitale che sono veramente meravigliose. Poi vi passerò il link su Google, ma vi basta eventualmente cercare proprio all'interno di Google questo termine, Masamune Shirow. Se andate nella sezione delle immagini, cioè cercate su Google immagini Masamune Shirow e troverete una serie di elaborazioni che sono veramente favolose. All'interno delle sue elaborazioni si nota facilmente come lui faccia abbondante uso di tutti quegli effetti di Photoshop che possono eventualmente rendere così particolareggiata la scena che vediamo, incluso per esempio tocchi di luce, tocchi d'ombre, riflessi particolari e così via. Però ecco, se si vuole rendere una scena dandogli lo stesso impatto visivo, si può osservare la tecnica di Masamune Shirow oppure dello studio Liquid. Cercatevi anche Joe Madureira, poi domani lo troverete in formato articolo, però se volete durante la pausa andare a vedere. Joe Madureira è un artista statunitense molto molto famoso, ha una tecnica mista tra stile classico e manga, se vogliamo, perché a quelli poi si ispira, e di solito è coadiuvato da alcuni studi specifici di colori. Sì, è quello che ha creato in pratica i soggetti a livello visivo di Darksiders, il videogioco, sia del primo che del secondo, e di solito è affiancato nei suoi disegni da alcuni studi di colorazione digitale, come Liquid e un altro che adesso non ricordo, che
che hanno fatto della colorazione digitale veramente un'arte pura, un'arte vera e propria. E vi consiglio di andargli a dare un'occhiata. Ecco, all'interno poi dell'ambito della colorazione digitale chiaramente possiamo poi trovare delle elaborazioni anche un po' più raffinate. Ci sono degli studi creativi che per esempio, sì assolutamente Manuela, vabbè ma è un autore che comunque gioca molto anche a livello erotico, però al di là di questo ti invito comunque a notare anche la qualità dei dettagli e della colorazione di quei dettagli che lui sviluppa all'interno dei suoi elaborati, che crea fra l'altro comunque insomma con maestria da parecchio tempo. E queste elaborazioni invece di altro genere magari possono avere delle tinte leggermente differenti, ma all'interno di questa immagine che poi vi scaricherete dall'articolo trovate in pratica già un utilizzo della colorazione digitale leggermente differente. La tecnica di Superman che andremo a vedere è una tecnica che ragiona per aree di interesse. Che cosa vuol dire? Vuol dire che in pratica si passa il colore con una sfumatura all'interno di una superficie e le zone in cui per esempio c'è un punto luce particolare vengono enfatizzate creando delle aree sufficientemente nette. Adesso qui ovviamente voi immagino che non vediate il dettaglio, però quando vi farò vedere il video di Superman capirete che cosa intendo. È un po' come colorare a strati gli oggetti, definendo in maniera netta, come si utilizza fare nei comics americani, i punti, ripeto, in cui il colore viene poi a essere sfumato. Solo che anziché sfumarlo, lo si fa per aree abbastanza nette. Lo capirete meglio quando vi passerò il video di Superman, lo vedrete direttamente dalla piattaforma, quindi dovreste riuscire a godervelo senza problemi. Ok, mi sentite? Mi sentite? Ok. Tra i soggetti che vi consiglio anche di andare poi a vedere, i link, ripeto, ve li passerò io. Scusatemi se lo dico tante volte, ma cerco di anticipare eventualmente le giuste domande in questo senso. Ci sono anche gli ottimi lavori del duetto Barbuccio e Canepa. Un classico che, se non ricordo male, ha vinto anche determinati premi, che ha fatto faville anche in virtù della sua potenza a livello visivo e che cade sotto il nome appunto di Sky Doll. Il personaggio in questione in pratica si dotava di alcuni, è una graphic novel, quindi si dotava di alcuni volumi abbastanza pregiati e se vogliamo anche costosi, ma visto il prodotto è comprensibile, dove la faceva da padrone un certo livello di colorazione digitale. E questo stile, in effetti, è diverso dai precedenti, perché vi faccio notare che lavora molto, al contrario di quelle aree nette e definite come avevamo visto prima, lavora molto con le sue sfumature. In pratica si lavora veramente tantissimo cercando di rendere il colore molto più morbido e tra virgolette anche naturale, se vogliamo, e non a caso è uno stile di colore che richiede molto molto più tempo e che troviamo solo all'interno delle cosiddette graphic novel, come dicevo prima. Ottimo esempio, Claudio, infatti lo stavo per citare. Monster Allergy è un fumetto che è uscito diversi anni fa. I primi numeri, per far sì che il fumetto avesse successo, erano colorati in maniera veramente egregia. Poi, siccome il fumetto aveva avuto una certa presa sul pubblico, diciamo che la Disney gli ha cominciato a dedicare, o Buena Vista, adesso non so cos'era, se era Buena Vista Italia, non ricordo, ha cominciato a dedicare uno stile di colorazione molto più rapido. Era palese il fatto che comunque non ci mettessero più lo stesso impegno a livello di colorazione rispetto ai primi numeri. Io infatti mi ricordo che nonostante il soggetto c'era la mia edicolante di fiducia che mi guardava male quando pigliavo Monster Allergy, però mi ricordo che i primi numeri erano colorati veramente bene e poi via via invece si sono persi un po' per strada. Ma anche, che ne so, c'era il glorioso PK una volta che aveva uno stile di colorazione diverso dal classico Topolino, perché era un'opera considerata leggermente diversa, più matura. E ripeto, in edicola, ma soprattutto in fumetteria è chiaro, trovate diverse graphic novel che
presentano uno stile di colorazione davvero, davvero interessante e intrigante. A voi poi ovviamente scoprire quanti e quali stili vediamo in circolazione, e alcuni addirittura alle volte sembrano dei veri e propri cartoni animati disposti all'interno di pagine di fumetto. In realtà dietro cosa nascondono? Nascondono una tecnica di colorazione digitale che può variare da quello per area, come abbiamo visto e come vedremo, a quello, come nel caso di SkyDoll, molto più soffuso e, come posso dire, attento e dettagliato rispetto agli strumenti che abbiamo a disposizione. Ok. Ecco, ultimo appunto e poi andiamo in pausa. Mi sentite? Ok. Allora, ultimo appunto e poi andiamo in pausa. All'interno dei link che pubblicherò domani vi metterò anche un sito che sulle prime potrebbe in qualche maniera stranirvi. In che senso? Quando si va a creare un qualcosa, parlando di colorazione digitale, è fondamentale soprattutto avere cognizione di causa, come dicevamo prima, per quanto riguarda luci e ombre. Abbiamo visto che si utilizza per esempio il pupazzetto di cui abbiamo parlato prima, quello che Simon ha pagato 50 euro. Però ci sono anche tanti siti diversi che ci mettono a disposizione dei modelli ai quali ispirarci per capire poi come andare a colorare la nostra scena. Dopo la pausa, in pratica, io vi farò vedere come ho colorato e ricolorato un soggetto in Photoshop e vedrete che, come capita in tanti casi, alle volte si utilizza passare con il pennello più volte in determinate aree in modo da sfumare quei punti della nostra realizzazione dove, per esempio, il soggetto genera delle ombre e dove invece genera magari dei punti di luce. Però il problema qual è? Che se io non ho idea di come è fatta, per esempio, l'anatomia umana, l'anatomia di uno scenario, mi riferisco anche alle rocce di prima, se non ho idea di come una superficie renda l'effetto luminoso, la mia colorazione digitale non uscirà mai fotorealistica o apprezzabile. La questione, per esempio, dei materiali che ho citato prima quando parlavamo di Alien. Se io vi chiedessi di generare in Photoshop un tubo di plastica, o meglio, un tubo ricoperto, per esempio, di plastica vinilica, che detto così può sembrare una cosa strana, ma che trovate veramente spesso, diciamo, in giro per le vostre città. Se vi dicessi, per esempio, di generarlo dal computer, probabilmente otterrei un effetto diverso per ciascuno di voi. Io devo effettivamente sapere come eventualmente quel tipo di materiale riflette la luce per capire poi come renderlo in digitale. E per farlo mi serve avere delle librerie adatte. Ora, finché parliamo di scenari naturali, non ci sono problemi. Ma quando poi comincia ad arrivare la questione dell'anatomia umana, tutto cambia, perché lì ovviamente l'anatomia umana ha bisogno, per essere resa bene, ha bisogno di essere riportata in maniera fedele, o quantomeno il più possibile fedele. Idem quando per l'appunto si parla di materiali o scenari particolari. Ho citato la plastica vinilica perché in realtà tutti questi materiali, come per l'appunto il vinile, o dei materiali plastici particolari o delle superfici tra virgolette che devono essere rese come fossero superfici aliene e così via, sono difficili da realizzare se non abbiamo un punto di riferimento, e anche in quel contesto non è così facile trovare la scena che ci faccia da ispirazione. Se però effettivamente magari vado a spulciare sul web, posso trovare tutta una serie di siti come quelli che vi passerò che ci offrono degli esempi abbastanza strani per chi non abbia seguito quello che ho detto, cioè degli esempi come quello che vediamo di fronte, degli esempi dettagliati con oggetti e soggetti umani in posizioni diverse, in prospettive differenti, texture e pattern dedicati ai materiali più strani e curiosi, e così via. Quindi, ripeto, spetta a noi materialmente poi riuscire a dotarci di queste librerie, e vi metterò a disposizione nell'articolo di domani una serie di link. Tutti i link che però io vi passerò, detto questo passiamo alla pausa, dovete considerarli semplicemente un punto di partenza, perché è chiaro, se vi fermate solo a quelli, anche se sono veramente tanti, correte il rischio di limitarvi.
Invece cercate sempre di avere, come posso dire, un numero di risorse adeguato. Non accontentatevi mai. Andate sempre in cerca del tipo di risorsa adatto a quello che volete realizzare. In questi giorni sto preparando una delle esercitazioni dei corsi in aula della Digital Art che si terranno a Roma da metà febbraio in poi. Domani, fra l'altro, ne scriverò sul sito. Dentro quel corso seguiremo insieme un'esercitazione dedicata appunto alla Digital Art. E sto cercando di, in pratica, generare una sorta di elaborazione dove ci sarà un soggetto umano che avrà una pelle, quindi una ricopertura della pelle, simile alla pelle dell'elefante. Se vi dico che ho trovato fino adesso 20 texture diverse di pelle d'elefante e ancora non mi sono fermato, mi credete? Perché sto andando in cerca di tante texture diverse e non mi accontento di 5 o 6? Perché, in realtà, la fase di ricerca mi aiuta a preparare il materiale nel modo migliore, in modo da essere applicato in maniera corretta. Quindi non prendo le prime risorse che mi capitano a tiro, ma cerco quella che mi serve di più, magari per applicarla in fase di colorazione digitale di quel soggetto. Ok? A livello di riferimenti di luce e ombre non mi accontento, cerco di avere una libreria sempre nuova, se possibile ordinata, sempre nuova e sempre variegata, così da avere tutti i riferimenti che mi servono nel momento in cui devo utilizzarli. Screen sharing has stopped. Ok, detto questo, direi di andare in pausa. Screen sì, certo. Sharing has stopped. Detto questo, direi di andare in pausa e ci rivediamo qui tra un quarto d'ora. E mi sa che vi terrò un 20 minuti in più rispetto al possibile, rispetto all'orario di chiusura. Se ne avete la possibilità di fermarvi, bene, se no vi vedrete la registrazione. Dimmi, Claudio. Sì, dimmi, Claudio. Fan art di uno dei personaggi. Ok, mi vuoi chiedere se quella è colorazione? Non mi piace come mi è venuta l'unione tra rame e tronco. Allora, guarda, in effetti sai perché non ti piace? Perché la texture materialmente che vedo applicata al soggetto è completamente distaccata nella parte del tronco e nella parte del ramo. Ecco, facendo riferimento a quanto ho detto fino a oggi, il concetto è questo: se tu vai a prendere un albero in natura, una fotografia di un albero, difficilmente troverai un distacco così netto, ed è quello che ti infastidisce, ok? E, nel senso che quando noi andiamo a colorare in digitale, per rendere gradevole il tutto, dobbiamo essere il più possibile fotorealistici, anche negli effetti. Ora, tu qui, per esempio, già all'albero hai applicato una texture che è troppo piatta. Vedi che così, diciamo, la rugosità del legno è, come posso dire, statica, cioè è tutta, come sto cercando il termine per spiegarmi al meglio, è troppo regolare, ecco. Quindi già la texture del tronco è troppo regolare. Quella del ramo ci potrebbe stare, ma nel punto in cui si aggancia, grazie all'ombra che tu hai creato, che innanzitutto secondo me è sbagliata come ombra, questo te lo do come consiglio, perché vedo un'ombra che parte da sotto e addirittura avvolge la parte superiore del ramo, quindi capisco il punto luce solo relativamente, però crea un distacco veramente troppo netto tra il pezzo del ramo e il tronco, e quindi io lo percepisco come due pezzi agganciati in maniera innaturale. Sommaci anche l'effetto del tronco che è troppo innaturale perché appunto è troppo regolare, ed ecco che comincio in pratica a essere, passami il termine, disturbato dalla scena, cioè dico c'è qualcosa che non va. D'accordo che l'effetto che si voleva rendere magari era cartunesco, però è importante cercare di fondere soprattutto le giunture. Quando parleremo per esempio di digital art, vedremo che alle volte si utilizza fondere, che ne so, come una cosa che vi farò vedere dopo la pausa, una roccia e la donna. Ma nel punto in cui c'è questa aggiunzione, è lì che poi scatta la bravura, cioè il cercare di fondere i due pezzi al meglio, ok? D'accordo? Ok, Claudio? Sì, Laura, li utilizzeremo e come? Ne parleremo dopo della pausa perché appunto passeremo direttamente a Photoshop. Va bene? Allora, un quarto d'ora, Simone, così riprendo un attimino fiato. A frappè!